Ciao a tutti, ecco qui un nuovo tutorial di Blender 2.77. La versione è la Realize Candidate 2, non è ancora quella ufficiale, perciò potrebbero esserci alcuni bug e alcune cose che ancora non funzionano bene, però per il video sequence editor io finora non ho trovato nessuna difficoltà. Siccome questo è un tutorial su video sequence editor di Blender, che pochi utilizzano, ma che è un programma stupendo per fare montaggio video, aggiungo questa novità sperando che sia interessante. Spero poi in seguito di riuscire a fare anche un tutorial sulla Grease Pencil, che ha delle novità non indifferenti. Beh, partiamo con il tutorial. Allora, prima di tutto voglio mostrarvi una cosa molto interessante, ovvero che aprendo Blender a metà schermo e poi aprendo una cartella qualsiasi dove ci sono dei video o delle clip, noi possiamo semplicemente trascinare una delle clip nella barra dei video e avremo già il nostro video caricato. Perciò questo è molto utile, questo sistema, se noi abbiamo moltissime clip e le vogliamo mettere in ordine, possiamo metterle sia in ordine di nome, sia in ordine di tipo, tipologia, quello che vogliamo, e le avremo qui nella cartella. Possiamo anche ad esempio visualizzare le icone più piccole o ancora più piccole, in modo che poi quando ne abbiamo bisogno, ad esempio ne vado a cercare un'altra, sempre MP4, perché sono un formato che legge bene. Oddio, non c'è neanche più l'MP4, sono tutti MLTS. Ecco qua, uno qua. Ma possiamo anche posizionare un altro posto. Ecco, posizioniamo qui. Bene, dopo questo vedremo le nuove funzionalità di Blender 2.77. Ed eccoci a Blender 2.77. Vediamo subito come possiamo utilizzare Video Sequence Editor in questa nuova versione di Blender. Bene, andiamo in Video Editing, eccoci qua, aggiungiamo un video qualsiasi, ecco questo, e andiamo a vedere le novità. Una novità molto interessante è Add Strip Modifier White Balance, bilanciamento del bianco. Io ho settato Blender in inglese perché mi trovo meglio, comunque si può settare anche in diverse lingue. Cos'è il bilanciamento del bianco? Mettiamo ad esempio che la nostra immagine è tendente al blu. Se noi clicchiamo su un qualsiasi oggetto che è l'oggetto più bianco della scena, tutti i parametri dei colori della nostra scena saranno resettati in base a quello che abbiamo scelto. Questa scena è già, diciamo, abbastanza bilanciata, perciò non ne aveva bisogno, però quando ce n'è bisogno si può utilizzare. Bene, ora un'altra novità, Tone Map. Qui abbiamo diversi parametri e sinceramente non è molto intuitivo l'utilizzo. Anche la color correction, ad esempio, non sono ancora riuscito a capire esattamente in quale modo funzioni. Probabilmente funziona meglio con fotogrammi o con sequenze che hanno qualche problema. Per il momento, diciamo che mi limito a mostrare il fatto che esista, ma non lo so ancora usare bene, lo ammetto. Altra novità in
copy to selected strips. Se noi aggiungiamo un'altra scena, se noi poi diamo un parametro qualsiasi a questa scena, in teoria copy tutto. I parametri che di questa scena dovrebbero, la scena attiva dovrebbero essere portati anche in questa scena. Anche qui però devo capire bene come funziona, perché per il momento non sono ancora riuscito a anche selezionando tutte e due le scene, andando in append. Anche in replace, comunque per il momento non riesco a trovare il modo in cui funziona, o è un bug o sono io che non riesco a farlo funzionare. Ah no, sono riuscito, infatti la curva della prima sequenza è cambiata, l'avevo portata così, selezionando tutte e due. È tornata come prima, perfetto, funziona. Cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere una cosa molto interessante. Intanto nominiamo questa scena montaggio video. Bene, aggiungiamo una nuova scena, la chiamiamo distorsione. Vi spiego poi cosa servirà questa. Allora, noi adesso abbiamo due scene. Se andiamo in default di distorsione, attenzione che ogni tanto qui ci ritroviamo in scene diverse da quelle che abbiamo selezionato. Nodo dito, andiamo nelle nodo dito delle immagini, facciamo un po' di azioni prima per poter comporre la nostra immagine. Mettiamo un input, un movie clip, io metto ancora uno dei video che avevo scelto prima, ecco qua. Poi mettiamo come output anche un viewer che ci servirà poi per avere l'immagine di background. Andiamo subito a vedere com'è, così portiamo lo zoom una vista decente. Aggiungiamo il nostro modificatore, facciamo una distorsione lenticolare, ok, che a me piace molto, ecco qua. Composite, qui siamo in distorsione. Ok, cosa facciamo? Di solito io prima facevo il rendering di questa scena, poi caricavo la scena direttamente in un altro progetto. Invece cos'è molto più logico fare? Andare in montaggio video, poi andiamo in video editing, montaggio video, add, scena, distorsione. Ecco, adesso la vediamo più grande per il semplice fatto che se andiamo in distorsione
abbiamo lasciato i parametri del rendering. Ecco qua, questi dovrebbero essere i parametri giusti. Se adesso andiamo in montaggio video e poi video editing, dobbiamo essere in montaggio video, è un po' difficile. Ci mette un po' di tempo. Ricarichiamo la traccia, non è cambiato nulla. Qui cosa abbiamo come rendering? Vediamo un po'. 720. Ah no, ecco qua. Perfetto. Video editing e montaggio video. Ci mette un po' di tempo. Ecco qua. Infatti adesso abbiamo, vabbè, non è proprio il massimo. Questo è molto utile per fare progetti molto complessi. Una cosa importante è ricordare che comunque dobbiamo settare in questa frame, in questo dovremmo togliere use sequence, altrimenti ci troviamo lo schermo grigio. Questo è il modo di utilizzare i nodi in una scena diversa, che poi noi possiamo andare a modificare come vogliamo dire, se noi vogliamo avere un effetto diverso, qualcosa che si possa notare. Bene, così è carino. Torniamo al nostro montaggio video editing. Qui è tornato distorsione, torniamo di nuovo al montaggio video. Refresciamo, ricalcola ed ecco qua. Pensate le cose che si possono fare con questo effetto. Ad esempio, se noi lo animiamo, potremmo avere una specie di effetto con cui iniziare una sequenza in questo modo. Ovviamente i tempi di rendering saranno lunghissimi. Ecco, adesso voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Se noi aggiungiamo un'immagine, dunque adesso devo andarla a trovare, eccola qua. Se aggiungiamo un progetto di Photoshop, ecco, in questo caso il mio progetto Photoshop è una end card che serve agli youtuber per, ecco, premendo G si possono spostare vari oggetti, come vari, diciamo, tutta la stringa o anche solo lì gli handbar. Questa è una cosa importante. Dicevo, questo qui serve come, diciamo, da mettere alla fine di un video per mostrare altre cose che sono fatte, e va, diciamo, call action che si possono mettere appunto nel proprio video. Se aggiungiamo un video qualsiasi, ad esempio ecco questo qua, poi aggiungiamo un modifier, lo faremo, tanto non ci serve
cover, così lo abbiamo da inserire. Lo spostiamo usando il mouse nella posizione desiderata. Ecco, sarebbe molto più utile poter cliccare in questa zona, ma non si può proprio fare. Dobbiamo trascinarlo quella. Ecco, cosa abbiamo fatto? Praticamente abbiamo aggiunto... Benvenuti a questa nuova puntata di Milano Città Metropolitana. Questa puntata vi voglio parlare di un quadro. Possiamo farlo con altri video negli altri quadri. Poi in YouTube si andrà a selezionare delle finestre che potranno essere cliccabili per poter portare poi al video in cui o alla PlayStation che si è inserita. Questo è molto utile per chi fa video su YouTube, per poi a fine video indirizzare un eventuale visitatore su altri video, o anche chiedere di iscrivervi al canale YouTube, come faccio io in questo momento. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale se cliccate proprio qua. Beh, per questo è tutto. Appena troverò altre cose interessanti su questa nuova versione di Blender 2.77 riguardante il video sequence editor, farò altri tutorial. Per adesso questo è tutto quello che ho trovato. Allora, al prossimo tutorial, spero che questo vi possa interessare.